Ehi là ragazzi, ciao! Ma sentite cosa mi è successo? Erano mesi, mesi e mesi che io cercavo un libro, convinto di averlo perso ormai o di averlo prestato, che nessuno me l'avesse più restituito. Un libro che quando l'ho letto a suoi tempi mi era piaciuto molto. 2 giorni fa l'ho trovato. Eccolo qua, si parla di Notturno indiano, ci siete, di Tabucchi, di Antonio Tabucchi. Finalmente l'ho trovato, ero tutto felice, do un'occhiatina così lo guardo per metterlo via, così mi accorgo che alla fine, andate qua, c'erano tutta una serie di commenti miei, allora li ho letti e dicono così: decisamente ottimo, 13 settembre 86, prima lettura, poi riletto 22 gennaio 95. Confermo il giudizio precedente. Poi trovo un riletto il 17-11 novembre 09, quindi più di 14 anni dopo, non mi ha entusiasmato come le volte scorse. E allora quando uno trova 3 messaggi di questo genere è obbligato a rileggerlo per capire, insomma, se è stato un episodio piacevole della propria vita oppure se il libro non mi piace più. E l'ho riletto. E l'ho riletto adesso, è un libro che si legge l'ho letto in un pomeriggio scarso perché sono 108 meno qualcuno dell'introduzione, sono meno di 100 pagine, poi paginette perché è un librettino, no? Ed è un gran bel libro, questa è la mia ultima recensione, o meglio, il mio ultimo scritto, gran bel libro, 16-6-2021. Di che cosa parla questo libretto? Parla di una persona che va in India alla ricerca o con la scusa di cercare un amico che si è perso in India, Xavier e qualcos'altro, il cognome è la persona che si è persa. E mentre cerca questa persona, fa un rapido, perché sta pochi giorni in ogni punto, va a Bombay. I nomi sono ancora quelli di una volta, non è più adesso è Mumbai, va a Bombay, va a Madras, Chennai adesso, no? Da Madras torna a Goa passando per un'altra cittadina e sempre alla ricerca di questo suo amico. In ogni posto incontra qualcuno, incontra delle persone che da una parte lo avvicinano, dandogli qualche indizio, diciamo così, all'obiettivo finale di trovare questo suo amico, e d'altra parte rappresentano così un momento, una minima storia a sé, perché ciascuno di questi personaggi ha qualcosa di particolare da dire, da mostrare o da rappresentare. Ecco, il libro è molto bello, parte come, per certi aspetti si può considerare, ma non un giallo, no, ma insomma una storia c'è. Ci sono frequenti riferimenti al Portogallo perché, vabbè, Tabucchi sappiamo, insomma, che il suo amore per il Portogallo ha tradotto Pessoa, eccetera, la sua conoscenza del portoghese. Xavier è un nome portoghese, i ricordi che lui ha di questa persona si riferiscono al Portogallo. Nei suoi incontri trova qualcuno che cita in inglese, quindi all'inizio si accorge una poesia di Pessoa, insomma. C'è questo intreccio con cose, con persone che in qualche modo fanno parte della vita di Tabucchi. Allora, credo sia veramente un bellissimo libro da leggere. E la cosa interessante per quanto mi riguarda è così, mi ha fatto un po' ragionare sul rapporto che ciascuno ha con i libri che legge. Perché nel 1986 o nel 1900 95 l'ho trovato molto bello, mentre nel 2009 non mi è entusiasmato, non mi è piaciuto, e nel 2021 l'ho ritrovato ancora molto bello e mi ha appassionato. Questo non lo sapremo mai. I nostri incontri con i libri sono come gli incontri con le persone, no? Se tu trovi una persona in un certo momento della tua vita, magari questa persona diventa la persona giusta per te, per tutta la vita, diventa il tuo, ci si innamora. La stessa persona, magari, se si fosse incontrata, se
so, 5 anni prima o magari 5 anni dopo sarebbe scivolata via come un incontro occasionale, che non, senza nessuna conseguenza. È la stessa cosa per il libro. Il momento in cui incontri un libro è un momento che non è prevedibile, è un momento unico. Tu ti compri un libro seguendo vie varie, un suggerimento di un amico, un riferimento trovato in un altro libro, una pubblicità o una copertina piacevole. Ti leggi il libro e chi lo sa cosa succede. Lo stesso libro, dopo 10 anni, magari se l'avessi letto per la prima volta, dopo 10 anni non ti sarebbe piaciuto, 10 anni prima ti avrebbe fatto innamorare, eccetera. Questo lo si scopre abbastanza bene quando si rileggono i libri. Io una volta non li rileggevo mai i libri, adesso da qualche anno ho cominciato in parte naturalmente a rileggere i libri e riscoprirli, e riscoprirne la bellezza in alcuni casi, oppure non sentire che non hanno più nulla da dirmi. Ecco, quindi ci sono delle persone che hanno esplorato questo aspetto, ovviamente in modo approfondito, molto meglio di me, però è sempre un qualche cosa che insomma che incuriosisce, insomma, che ecco. In ogni caso, questo libro è un bel libro, vi costa credo poco, non so se è ancora in vendita, anzi sicuramente sì, insomma, cercato. Io l'ho pagato 5.000 lire, costava 5.000 lire ed è uscito nell'84-5, insomma io entro nell'86, è uscito nell'84 della Sellerio. Ve lo consiglio senz'altro, fra l'altro si legge in 3 ore, lo leggete, insomma, un viaggio in treno, ecco, qualcosa di questo genere, o in aereo, o come volete. Bene, buona lettura, Notturno indiano, Tabucchi, eccolo qua, anche una bella copertina, Antonio Tabucchi. Buona lettura ancora, ciao!